È davvero riuscita la manifestazione a sostegno dei lavoratori della TMM a Pontedera? Sono lavoratori coinvolti da una procedura di licenziamento da parte dell'azienda, uno sciopero da parte degli operai e poi un corteo con tanti lavoratori anche della Piaggio e di altre aziende dell'indotto a sostegno, a fianco di questi lavoratori, anche i sindaci della Valdera. Sindaco Millozzi, tanti sindaci insieme a lei a fianco di questi lavoratori. Assolutamente sì, lo sono stato dal primo giorno, lo sarò fino in fondo, credo che sia una battaglia giusta, una battaglia di grande dignità portata avanti da queste lavoratrici e da questi lavoratori che sono da oltre 20 giorni in presidio permanente giorno e notte davanti alla fabbrica per urlare la loro rabbia per cosa è successo, per l'atteggiamento inqualificabile e vergognoso tenuto dalla proprietà del gruppo TMM e per dire che c'è ancora, come dire, non soltanto è l'ora delle scuse in questa mattina da parte della proprietà, ma è anche l'ora di metterci la faccia e dire che è possibile dare un segnale di rispetto a questi lavoratori, di rispetto al territorio, alla comunità intera, ritirando la procedura di liquidazione che ha messo a casa improvvisamente, senza preavviso, 85 famiglie. Questo lo devono fare per rispetto della città, per rispetto dei lavoratori e per concederci anche un po' di tempo per trovare soluzioni alternative a quella che è un'ennesima crisi dell'indotto Piaggio. Funzionerà questa manifestazione? Io credo che se gli auspici sono quelli della partecipazione di oggi, sicuramente possiamo riuscire ad avere un risultato. Questi lavoratori sono in presidio, in lotta da un mese, è giusto sostenerli fino in fondo e questo è quello che faremo. A fianco a voi anche tutta la parte politica amministrativa del territorio. Esattamente, c'è un cambio di tendenza rispetto agli ultimi anni. I sindacati uniti e tutte le forze politiche e istituzionali al nostro fianco. Credo che questo sia veramente di buon auspicio per la riuscita di questa avvertenza. E qui oggi da Pontedera deve partire un percorso unitario dei sindacati, della politica e delle istituzioni per un rilancio del nostro territorio. Perché il nostro territorio ha bisogno di lavoro, è da anni che qui le aziende stanno chiudendo, si stanno dimezzando. Io penso che oggi sia un punto di partenza, un segnale chiaro anche che bisogna dare a Piaggio per il discorso della delocalizzazione e di tutto quello che può essere l'ammortizzatore per rilanciare questo territorio. Qui in Pontedera c'è scritto la città dei motori, oggi Pontedera diventa la città, il motore della ripresa dell'industria della provincia di Pisa. Abbiamo un problema grande, non c'è una politica attiva che porti lavoro, questo manca. Impegno importante anche da parte della politica su questo fronte. Sonetti, ci sono novità, ci saranno secondo lei anche nelle prossime ore? Ma è un dovere per il Partito Democratico essere qui a fianco dei lavoratori? Penso di sì, penso che questa novità del tavolo romano dal Ministero del 6 insomma, sia un punto di partenza significativo. Occorre un'iniziativa che sul territorio muova anche altri imprenditori, la Piaggio, per cercare di dare uno sbocco a questa avvertenza, ma anche per rilanciare un po' il tema della tenuta del sistema industriale e occupazionale del nostro territorio. L'abbiamo visto nella nostra fascia costiera, basta pensare a Piombino, basta pensare a Livorno. Dare nuovo ossigeno, nuove opportunità alle nostre comunità, un nuovo patto sociale che valorizzi l'etica, che valorizzi la capacità. C'è attesa per il confronto del 6 settembre a Roma, ma gli spiralli per la TMM ci sono. La conferma arriva al nostro telegiornale dal consigliere del presidente Rossi per le questioni del lavoro e delle crisi aziendali, Gianfranco Simoncini. Ci sono, insomma, imprenditori interessati a rilevare l'attività. Ci sono imprenditori del territorio che potrebbero essere disponibili a fare, anzi, che sappiamo si sono anche già fatti avanti nei confronti di Piaggio o di TMM per mantenere le lavorazioni per Piaggio sul nostro territorio. Quanto può essere in crisi oggi, viste le difficoltà di alcuni comparti produttivi di Piaggio, il sistema, quanto può essere in difficoltà il sistema dell'indotto Piaggio realmente, al di là della TMM? Il sistema dell'indotto Piaggio in questi anni si è ridimensionato, abbiamo visto anche altre vicende, la Ristori, questa di cui parliamo oggi, anche altre piccole aziende hanno lavorato, ovviamente c'è stata una riallocazione delle lavorazioni Piaggio, però
ci sono anche competenze e capacità che sono cresciute. Noi dobbiamo lavorare su questo, e da questo punto di vista forse un ruolo importante potrebbe svolgere il Ministero dello Sviluppo Economico, oltre, come dire, all'avvertenza puntuale PNN, di un confronto, diciamo, ampio spettro con Piaggio, sia sull'indotto, e qui, diciamo, la vicenda è anche nazionale, perché non c'è soltanto l'indotto di Pontedera e di Pisa, diciamo, nell'area Pisano Pontederese, ma anche affrontare il tema di una chiarezza sulle prospettive di Piaggio nel nostro paese. C'è molta attenzione anche per le acciaierie di Piombino. I lavoratori chiedono ancora al governo di essere ricevuti, di avere una nuova convocazione. Ancora Simoncini. Abbiamo bisogno di capire una volta per tutte se c'è una alternativa a Red Hub. Sembra che questa alternativa venga avanti, e ovvio che non possiamo stare in questa situazione di incertezza. Se da un lato la presenza di Red Hub ha garantito in questi anni le assunzioni di tutti i lavoratori, oggi c'è il rischio che non abbia prospettive. Allora, siccome noi vogliamo che a Piombino si continui a produrre acciaio, e ci sono, lo diciamo, Ginda e altri soggetti che sono disponibili a ridare un futuro all'acciaio a Piombino, ecco, noi chiediamo al governo di fare chiarezza su tutta questa prospettiva. Dramma nel pomeriggio di questo lunedì: un uomo di 31 anni di origine straniera, molto probabilmente un nigeriano, è stato travolto ed ucciso da un treno mentre attraversava i binari nei pressi della stazione di San Romano in provincia di Pisa. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Secondo una prima ricostruzione, la vittima indossava delle cuffie e non avrebbe sentito le grida delle persone che volevano avvisare dell'arrivo del convoglio. Autonomia, inclusione, bisogni, criticità e innovazione nei percorsi di inserimento al lavoro e nei progetti. E questo è il tema di un convegno che si è svolto al bagno Big Fish Marina di Pisa, un bagno che è gestito dall'associazione Alba, che gestisce con persone diversamente abili anche altre realtà. L'obiettivo di questo incontro, Diana Gallo, che è presidente dell'Alba. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la cultura, la cittadinanza a queste tematiche, di fare una riflessione sui bisogni dei diretti interessati, quindi delle persone che hanno attraversato problemi mentali, sulle criticità rispetto all'inserimento sociale e lavorativo, ma anche sulle possibili innovazioni e sulle possibili proposte, perché vogliamo arrivare a delle proposte. Quello che abbiamo concluso in tutti questi giorni, che queste persone di tutta la regione toscana sono state al campeggio internazionale, sono venute qui da noi a fare formazione sull'automutuo aiuto, è che è assolutamente importante lavorare sui temi dell'inserimento sociale e lavorativo, ma prima bisogna lavorare sulla cura, e nella fase acuta bisogna curarsi e stare sufficientemente bene per poter essere poi inclusi in posti di lavoro, in un'azienda, eccetera. Il lavoro non è la soluzione di tutti i mali, ma bisogna trovare delle risposte e sostenere maggiormente le aziende, sia in termini di formazione dentro le aziende, perché spesso non hanno la sensibilità per ascoltare e per accogliere le persone con problemi, e fare diventare risorsa e non un problema, quindi formazione, tutoraggio, azioni di tutoraggio, però anche legislazioni che migliorano dal punto di vista di aiuti alle aziende, perché spesso non si può applicare dei contratti diciamo trasversali, normali, come si chiama, a persone che non hanno avuto nessun tipo di problemi, non hanno fragilità, a persone che invece ce l'hanno, perché il livello di produttività spesso, soprattutto nella fase della riabilitazione, è inferiore, quindi l'azienda, questo è un tema importante, difficile, tante famiglie non lo capiscano perché vogliono subito contratti a tempo indeterminato per i loro figli, ci vogliono altre misure nuove da creare insieme, che non siano solo la pensione, ma delle misure di accompagnamento al lavoro, dove si riesca a dare delle risorse, dei gadget, delle borse lavoro più lunghe, più durature, in maniera da accompagnare per più tempo le persone, perché ci vuole tempo. Il lavoro.
Importante appuntamento a Pisa per geologi e studiosi di scienze della terra provenienti da tutta Italia. Fino al 6 settembre al Polo Piagge dell'Università di Pisa si svolge GeoScienze, uno strumento in un mondo in trasformazione, congresso congiunto delle principali società scientifiche del paese. Qui a Pisa in questi tre giorni stiamo partecipando al congresso di quattro società scientifiche delle scienze della terra che già da alcuni anni hanno deciso di trovarsi per scambiare i risultati recenti delle ricerche in vari ambiti disciplinari e discutere appunto degli aggiornamenti, anche dell'innovazione tecnologica. Ovviamente in questo periodo è di primaria importanza riportare i dati recenti sui sismi, quelli dello scorso anno nel centro Italia e quello recentissimo anche di Ischia di poche settimane fa. Ma oltre a questi eventi geologici molto impattanti sulla società e sulla vita di tante persone, in questi tre giorni avremo modo di ascoltare anche argomenti più leggeri da un certo punto di vista, cioè delle bellezze geologiche, delle applicazioni della geologia, soprattutto tantissimi giovani che stanno iniziando nel loro percorso di ricerca delle scienze geologiche e che qui portano l'entusiasmo e la leggerezza di appunto dei ragazzi giovani. Celebrazione a Cascina organizzate nel pomeriggio di questo lunedì dall'ANPI in Piazza dei Caduti per ricordare la liberazione della città dal nazifascismo. Presente alla cerimonia il presidente dell'ANPI provinciale di Pisa, Bruno Possenti. Con la liberazione si concluse il periodo della dittatura fascista e della occupazione tedesca nazifascista, ebbe inizio il percorso della nostra democrazia. Noi crediamo che bisogna ricordarla per onorare la memoria di quelli che si sono impegnati per ridarci la libertà, ma anche per riflettere su ciò che sta succedendo intorno a noi nel tempo in cui stiamo vivendo, per trarre lezioni da quello che è accaduto, per fare in modo che le manifestazioni di neofascismo che imperversano per l'Italia, intensificandosi nel corso delle settimane, vengano respinte. Dobbiamo reagire, dobbiamo richiamare le istituzioni, la società, i giovani a respingere questi tentativi di tornare indietro, di tornare verso un fascismo diverso. La storia non si ripete mai nello stesso modo, ma si caratterizza per il razzismo, per la xenofobia, per l'intolleranza, per la mancanza di solidarietà verso il più debole. Per l'occasione anche la presenza del presidente della regione toscana Enrico Rossi. Anche in Toscana, dopo un'estate contrassegnata da episodi dove il fascismo si è manifestato, ha avuto rigurgiti, credo che abbia fatto bene l'ANPI di Pisa, senza con questo sostituirsi alle celebrazioni ufficiali, qui abbiamo i sindaci, abbiamo anche la rappresentanza del Comune di Cascina, organizzare una manifestazione antifascista dedicata alla liberazione. E bisogna aver chiaro che la nostra Costituzione nasce rovesciando i principi del fascismo. La nostra è una Costituzione che fonda una Repubblica basata sul lavoro e soprattutto democratica, quando il fascismo, come tutti sanno, era dittatoriale e totalitario. Dobbiamo ritornare col pensiero a quel periodo, leggere cosa è stato, capirne il sacrificio di tanti giovani, di tante persone e tenere alta la bandiera dell'antifascismo. Avviato il mese di settembre, gli occhi puntati sono sull'inizio della scuola, ma ci si guarda alle spalle sull'estate che si sta concludendo, no? Sono come dire, gli ultimi scampoli della stagione. Vogliamo fare un bilancio sulla stagione balneare. È stata una bella estate. Enrico Fontani, lei è presidente della SIB Confcommercio di Pisa, quindi il sindacato degli stabilimenti balneari che aderisce a Confcommercio. Che stagione è stata?
stagione è stata ottima, ottima come tempo, e però si potrebbe lavorare molto di più con i problemi che abbiamo della viabilità e dei naturalmente parcheggi. Sono tanta gente, specialmente gente anziana o che ha bambini piccoli, che si viene da Livorno e deve trovare, stare mezz'ora in macchina perché si alza al ponte e naturalmente non c'è orario di quando si alza. Naturalmente tanta gente fa l'abbonamento ma non frequenta, perché col caldo che c'è stato quest'anno naturalmente era un problema rimanere anche 40 minuti in macchina sotto il sole. Bisogna che l'amministrazione faccia qualcosa, o danno un orario di cui ci è questa alzata di ponte, altrimenti è un problema il traffico, specialmente di sabato e domenica poi. Comunque è stata una stagione in cui insomma non si è perso nemmeno un giorno per il meteo di mare, o no? Sì, sì, è vero, è vero. Si è perso perché per il troppo caldo, sembra assurdo, ma il problema è quello, cioè l'abbonamento c'è, però la frequenza è stata minore dovuto proprio al troppo caldo che c'è stato in certi periodi. E ora con l'avvio del mese di settembre qualcuno pensa di prolungare, no, la stagione degli stabilimenti, dell'apertura degli ombrelloni, o no? Certo, alcuni bagni, magari a gestione familiare, eccetera, che devono stare sul mare, eccetera, tengono aperti fino al 30 settembre. Questo è consentito, di conseguenza ci saranno sicuramente alcuni bagni. È un problema di come uno gestisce le cose. Bisogna fare dei bilanci e su questi bilanci vedere se è conveniente o no. Bisogna pensare, gente che frequenta dal 1° maggio, la gente è anche stanca di questo fatto, non se la sente più. Uno, stanchezza ma anche una visione economica, perché fare su e giù con la macchina è un peso e di conseguenza l'economia è quella che è. Finisce a reti inviolate il primo derby casalingo per il Pisa contro il Robur Siena. Dopo la sconfitta in trasferta, il tifo nero-azzurro, in un'arena gremita, oltre 7.500 gli ingressi, si attendeva qualcosa di più. Ma sentiamo il commento subito dopo il match del tecnico Carmine Gautieri. Sicuramente rispetto ad Olbia abbiamo fatto due passi indietro. Siamo stati lenti nel velocizzare il gioco, siamo stati lenti nell'aggressività, e quando sei lento e trovi una squadra come il Siena ben organizzata, dove rientrano tutti dietro la linea della palla, è normale, e ripartono bene, ti mettono in difficoltà. Dobbiamo migliorare tanto lì, in quelle situazioni lì. Questa è una squadra che si allena benissimo, è una squadra che comunque durante la settimana fa vedere grandi cose, l'abbiamo dimostrata a Olbia, mentre oggi in gran parte no. Bisogna, a mio avviso, migliorare la situazione nel velocizzare il gioco, nell'aggressività, nella palla mezza e mezza. È lì che manchiamo, è lì che oggi ti può far fare il salto di qualità, perché se miglioriamo lì, questa è una squadra che, a mio avviso, può fare un campionato importante.